In Italia sta prendendo piede una nuova organizzazione criminale, la cosiddetta mafia nigeriana. L'allarme è stato lanciato in un incontro in Senato di Fratelli d'Italia che ha seguito per noi Fabrizio Furlani. Il pericolo è presente da nord a sud, ma ci sono volute le tragedie di Pamela e Desiree per alzare il velo di omertà che copriva quello che è diventato drammaticamente un problema di sicurezza nazionale. È la mafia nigeriana, l'allarme lanciato in un incontro organizzato dal gruppo del Senato di Fratelli d'Italia. Si mettono a fuoco i contorni di quella che molti considerano l'organizzazione criminale più violenta e pericolosa del nostro paese. Lo sbarco in Italia più di 10 anni fa, nel silenzio, poi il radicamento continuo, costante, alla conquista del territorio, droga, prostituzione, traffico di esseri umani, smaltimento di rifiuti tossici, il tutto accompagnato da riti voodoo e addirittura episodi di cannibalismo. La mafia nigeriana ha già soppiantato in alcune zone del paese, come a Castel Volturno, le altre mafie. Solo parlarne poco tempo fa era un tabù, dice il segretario della Commissione Antimafia, Wanda Ferro. Chiediamo, per poter intervenire, l'equiparazione delle organizzazioni criminali internazionali con quelle nazionali. Questo significa dover arginare un fenomeno che ormai in Italia diventa in termini di numeri molto forte e anche grazie a quell'immigrazione clandestina che troppo spesso ha iniziato a portare queste piaghe sociali.